Per il panorama, non so se voi siete capaci, ma io ho conosciuto persone che fanno fare una bellissima preghiera col cuore contemplando il creato. L'avete fatto mai? Davanti al panorama, l'ammirazione si chiama ammirazione religiosa, ammirazione non estetica. Ci sono due tipi di ammirazione, quella estetica in cui tu vedi la bellezza delle creature, così ne gioisci, c'è una cosa buona questa. Però c'è anche un'ammirazione religiosa che ti fa vedere il mondo come segno di Dio, segno della potenza di Dio, come gradino per contemplare la sua bellezza infinita di creatore dell'universo. Il mondo può essere una cosa meravigliosa anche dal punto di vista religioso, della scoperta di Dio. Oggi la mentalità moderna non ci aiuta in questo, perché la mentalità moderna vede le cose ma non vede ciò che c'è dietro le cose. Però noi che siamo un po' vicini al Vangelo siamo un po' aiutati, perché il Vangelo ci dice che ciò che esiste viene dalla potenza di Dio per condurci a Lui. Quindi vi invito a fare questo canto che facciamo adesso, che è bellissimo. Si vede l'Etna bianco, l'Etna vestito di bianco. L'Etna vestito di bianco. È uno spettacolo incomparabile. Che bello. Che bello. Vi dico una cosa che sicuramente non conoscete, questo perché è una cosa degli studiosi, dei preti. Un grande teologo tedesco, uno dei più grandi teologi del Novecento, che si chiama Karl Rahner, studiando la cultura moderna già negli anni 40, aveva intuito il cambiamento che sarebbe venuto e ha scritto queste parole: il cristiano di domani o sarà un contemplativo o non sarà proprio. Diciamo una volta, poi ve lo spiego. Il cristiano di domani o sarà un contemplativo o non sarà proprio. Lui voleva dire che sarebbero venuti cambiamenti così profondi nella cultura che la fede di tradizione, di devozione, sarebbe scomparsa e sarebbe rimasta solo nelle persone che avranno una contemplazione di Dio, un'esperienza diretta di Lui. Per cui anche io vi invito, chi di voi ha un'attitudine, una capacità nel cuore, di contemplare la natura spesso come voce di Dio, come gradino per capire la bellezza di Dio, la potenza di Dio, imparare a godere di più, da un punto di vista anche religioso, del mondo che ci circonda, del panorama, diciamo, specialmente noi che siamo in Sicilia, Messina, che abbiamo questo mare, questa luce, i monti, abbiamo questa... Lì c'è una scala per arrivare a Dio, specialmente per alcune persone. Io ho conosciuto persone che hanno un senso di ammirazione, anche mio padre per esempio. Io ho avuto il papà che non era una persona semplice, ma aveva un senso di ammirazione. Mi ricordo a volte passeggiavo con lui alla sera nelle mie parti, lui si fermava a vedere il cielo pieno di stelle, si fermava. E poi mi ricordo una volta per esempio che si ferma, io pensavo che dovesse farmi una confidenza, così a volte no, padre figlio, quando fa, invece fa Mokuma Vrafa, a sé tutta sta roba, come avrà fatto Dio a creare tutte queste cose, come avrà fatto a sé tutta roba, per dire, no? Questo senso di ammirazione contiene
una capacità di intuire Dio, di andare a Dio, e questo anche per educare i bambini a volte alla fede. Questa è una strada facile di aiutarli a vedere le bellezze del mondo, annunciando che queste vengono da Dio perché noi possiamo risalire a Lui. Questa è una cosa bellissima. Con questo spirito adesso facciamo questo canto che voi conoscete bene. Laudato si, o mi Signore, 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 per tutte le tue creature, per il sole, per la luna, per le stelle, per il vento, e per l'acqua e per il fuoco, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore, laudato sì, o mi Signore. E sorella madre terra ci alimenta e ci sostiene per i frutti, fiori e l'erba, per i monti e per il mare, laudato sì, o mio Signore, laudato sì. Oh mio, quella macchina bianca c'ha quella persona, la macchina bianca là. Laudato sì, oh mio Signore, e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono, e per quelli che ora nascono, senso della vita sia cantarti e lodarti, e perché la nostra vita sia sempre una canzone. Ecco, questa strofa può sembrare una cosa un po' leggera, ma compresa bene è una cosa profondissima. Il senso della vita, perché cantarti e lodarti? Non perché noi siamo scanzonati, superficiali, non vediamo il dramma del mondo, ma perché nella fede noi conosciamo che il Figlio di Dio è veramente morto ed è risorto, quindi ha introdotto nel buio del mondo una luce che non si spegnerà. E quindi noi lodiamo e benediciamo il Signore per questo. Cantare per noi è conseguenza del contatto con Gesù, col suo mistero, che ci fa uscire dall'oppressione del mondo e ci dà una vita nuova, una vita piena, una vita che non finirà neanche con la morte. Quindi vorrei che li imparaste a memoria questa strofa e che, aiutati da questo canto, possiate fare oggi un passo verso questa vita nuova, questa lode immensa che si protrarrà in cielo nel coro degli angeli, dei santi, una cosa meravigliosa. Perché il senso della vita sia cantarti e lodarti, e perché la nostra vita sia sempre una canzone, laudato sì, o mio Signore, laudato sì,
oh mio Signore, laudato sì, oh mio Signore, laudato sì, oh mio Signore, perché il senso della mia vita sia cantarti e lodarti, e perché la nostra vita sia sempre una canzone, laudato sì, oh mio Signore, 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 laudato sì. Grazie Signore. Grazie Signore. Fammi entrare nella tua lode. Fammi entrare nella tua lode. E fammi trascinare a te tanti fratelli. E fammi trascinare a te tanti fratelli. Nel coro immenso del creato. Nel coro immenso del creato. Nel coro immenso del paradiso. E nel coro immenso del paradiso. Amen. Amen. Grazie Signore, nella mia comunità c'è un padre che è amantissimo della musica classica, che giorno e notte ascolta queste cose grandi, belle così, da tutte le opere, tutta la storia, tutta... Padre Mario Germinario. Allora io per fargli un poco di unità mi ingegno di studiare qualche cosa di questo, perché per dargli un argomento per parlare, perché lui vuol parlare molto, non trova quasi nessuno che si intende di questo, cioè poi va su altri argomenti pericolosi. Allora io studio la musica che gli piace a lui per parlare di questa musica, e sono andato a vedere in YouTube alcune di queste grandissime diciamo, come si chiamano, concerti, questi concerti di altissimo livello che ci sono in YouTube, ci sono cose bellissime, bellissime. Una volta mi sono imbattuto in un inno alla gioia di Beethoven, cantato da 10.000 cantori giapponesi. Era un'esecuzione a Tokyo, uno schieramento di... cantando una cosa incredibile. E poi altre cose simili, diciamo, no? Quando ho poco di tempo vedo qualche cosa. E mi impressionano due cose, però, quando vedo queste performance di altissimo livello, vedo una perfezione umana altissima, perché riescono a cantare tutti in sintonia, in quel modo così, proprio di altissima professionalità. Però poi li guardo in faccia, questi cantanti, quasi nessuno di loro è veramente felice. Si vede che manca qualcosa. Questa perfezione culturale, artistica, manca qualcosa, non c'è la gioia. A volte poi faccio il paragone con certi canti scalcagnati che facciamo noi, però vedo che la gente è contenta e mi dico, come mai quelli con tanta arte, tanto studio, tanta, anche soldi che guadagnano quei livelli, però non sono contenti, come mai? E la risposta la trovo nella fede in Gesù, e mi viene da pregare per loro, dico, ma Signore, a che cosa vale adesso che finisce la vita, aver calcato i palcoscenici di mezzo mondo e poi non avere la gioia della vita eterna? Ecco, un po' questa impressione. Mi viene in mente questa cosa perché ci tengo che oggi nasca in voi una spinta nel cuore di vivere per Dio come fonte di felicità. Ecco, questa all'inizio è una ricerca interessata, ma si può fare,
una ricerca di Dio come fonte di felicità, perché tu hai diritto di essere felice. Dio non ti ha dato questo desiderio di felicità perché tu sia una fallita nella vita, ma perché possa realizzarlo. Ecco, e il pellegrinaggio è fatto bene quando c'è questo nuovo contatto con Dio. Ecco, come fonte di felicità io ti invito proprio a buttarti. E poi vorrei insegnarti un altro segreto. Poco fa te ne ho detto uno, anzi finora due ve ne ho detti, uno quello del canto, uno quello dell'ammirazione del creato. C'è un altro segreto per questa scalata verso Dio, che è l'unità con una buona guida, con un buon pastore, fare unità. Io mi sono accorto che quando voi cantate ci sono come due fasi nel canto. C'è una fase quando voi ancora siete presi dai vostri pensieri di casa, del mondo, e siete un po' così. Poi dopo c'è una fase quando voi guardate me che canto, vi scordate le altre cose ed entrate in una comunione spirituale con me. Ci avete fatto caso questo? Quello è un passo che vi può aprire al segreto, diciamo così per intenderci, della unione con un buon pastore. Io che guido, che ho guidato in passato tanti pellegrinaggi, tanti gruppi, eccetera, eccetera, mi sono accorto che una strada che Dio dà a voi per avvicinarsi a Lui è di fare unità alla guida che Lui vi dà. In un certo momento della vita il Signore ci dà delle guide per arrivare a Lui, come Giovanni Battista per la gente. Ed è molto sapiente di capire la funzione che queste guide hanno. Sono degli strumenti di cui Dio si serve in un certo momento. E cosa bisogna fare? Non innamorarsi in modo umano, no? A volte può succedere all'inizio questo innamoramento, ma questo non basta. Anzi può essere pure pericoloso a volte, bisogna prenderli come strumento per arrivare a Gesù. Strumento vivo per arrivare a Gesù. Bisogna dire: Signore, io faccio unità a questo sacerdote che mi hai mandato perché voglio arrivare a te. Ecco, non fermarsi a lui, però neanche scartare questo mezzo. Ci sono alcuni purtroppo che si fanno imbrogliare, dice Dio c'è dappertutto, io vado da lui direttamente, non ho bisogno, che cosa ho bisogno di uomini, quelli sono uomini come me, a volte sono pure peggio di me, allora io vado dritta verso Dio. Brava l'ignorante, tu non sai che Dio ha scelto un'altra strada per venire a te. Dio ha scelto la strada di Gesù, che è l'incarnazione di Dio, è una persona di carne e ossa, fuori di te. Quella è la strada che Gesù ha fatto. Gesù si fa presente nella Chiesa e attraverso, diciamo, quelli che credono in Lui, i suoi ministri. Se tu presumi di fare una strada dritta per i fatti tuoi, perderai un sacco di tempo, poi il Signore avrà pietà, in un certo momento ti aprirà gli occhi. Ma tu non puoi imporre a Dio la strada che deve fare per venire a te, perché quando tu non c'eri Lui già c'era, Lui è Dio, tu non sei Dio, e quindi umilmente devi aprire gli occhi e guardare, domandarti per quale strada Dio viene a me, per quale strada Dio mi cerca, di andare un po' per Lui. Quindi una cosa bella è questa, spero che lo puoi sperimentare anche oggi un poco, fare unità a me, in questo caso, la guida che Dio ti dà, fare unità, entrare nel cuore. Che cosa devi prendere da me? Non la voce, non l'aspetto esterno, che ti può aiutare, ti può anche ostacolare, ma la fede. Devi desiderare, cercare di condividere la fede che io ho, comunicare la fede che io ho, perché questo ti porta in alto e ti apre la strada per il contatto con Dio. Questa è una strada facile, una strada facile. Questa ti fa fare un bel salto in avanti, ti prende dal livello dove tu sei e ti porta al livello dove sono io. Non è che io sono tanto in alto veramente, insomma, però sto davanti a te nel nome di Gesù, ecco, e quindi fai un salto dalla tua condizione
alla condizione del mio cuore. Io quando preparo il pellegrinaggio, io già prego, perché anche se non so bene il tuo volto, non so bene ancora chi verrà di preciso, però io già prego per te, perché il Signore ti dia grazia. E spesso il Signore mette nel mio cuore le parole e le grazie di cui tu hai bisogno, di cui tu hai bisogno. Io ho conosciuto tante persone che mi hanno detto: padre, ma quello che lei ha detto era proprio per me, era proprio per me. Questo non perché io sono un indovino o ho chissà quale intuizione, perché lo Spirito di Dio, che conosce il tuo cuore, a volte si serve del mio per dirti qualcosa capace di arrivare a te. Ecco, questa è una cosa più o meno normale nello sviluppo della fede. Quindi tutto questo si riassume nella unione con me, o col pastore che Dio ti dà, con la guida che Dio ti dà. E poi arriverà un giorno, bellissimo anche questo, che anche tu per altre persone sarai come un pastore. E Gesù dirà a te: io voglio che tu sia un pescatore, una pescatrice di uomini. Voglio servirmi di te perché altri possano arrivare a me. Bellissimo questo, no? Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà. Sei il mio pastore. Adesso c'è una frase nuova che è nata adesso e riassume bene quello che vi ho spiegato un poco fa, il passo che dobbiamo fare. La parola è questa: sei il mio pastore, entro nel tuo cuore. Sei il mio pastore, entro nel tuo cuore. Sei il mio pastore, entro nel tuo cuore. Grazie, Signore, di tutti i pastori che ci hai dato. Grazie, Signore, di tutti i pastori che ci hai dato. Adesso facciamo una preghiera difficile, ma ci vuole pure questa. Perdonami tutte le mormorazioni contro i tuoi pastori. Perdonami tutte le mormorazioni contro i tuoi pastori. Aiutami ad arrivare a te. Aiutami ad arrivare a te. Attraverso di loro. Attraverso di loro. E fammi diventare un buon pastore. Fammi diventare un buon pastore. Sei il mio pastore. Entro. Entro nel tuo cuore. Il mio pastore, entro nel tuo cuore. Adesso facciamo una cosa quasi impossibile. Dobbiamo entrare spiritualmente in una lavatrice. Qui abbiamo Antonella, che è molto esperta, perché c'è la lavanderia, in quella grande, e lei ci spiega come noi possiamo entrare in una lavatrice. Entra ma non esce.
Ha detto Anna Maria, quanto vuoi per entrare nella lavatrice? No, io niente, non me ne prendo. Maria, non la possiamo inserire. Non ne prendo responsabilità. Dobbiamo entrare in una lavatrice e quel che è peggio, farci centrifugare nella centrifuga, dobbiamo entrare siccome l'operazione è difficile. Adesso dobbiamo superare qui la barriera, non è tanto facile entrare in questa centrifuga. Sì, ascolto. Storiche di unità, fare unità non solo esteriore, di essere amici un po', di ma in certi momenti, specialmente quando siamo insieme che preghiamo, comunicare al suo cuore, fare unità. La centrifuga dove arriva qua, per fare sto passo di entrare spiritualmente nel cuore del pastore che ci guida, a volte dobbiamo fare la centrifuga. Che cos'è sta centrifuga? Distruggere la tristezza che a volte abbiamo nel cuore. A volte il nostro cuore, se tu ci guardi, c'è un residuo di tristezza. A volte ci può essere una forma di angoscia, di nervosismo, di disgusto, una forma di sentimenti che ci bloccano, non ci fanno fare questo salto nella fede. Allora ci mettiamo spiritualmente in questa centrifuga. Che cos'è? La preghiera intensa è un atto di fede. Io dico a volte, perché vedo alcune persone che hanno proprio il cuore pesante, allora io dico: tu guarda me, dà a me intenzionalmente questa tristezza che hai, io ti do la mia gioia. Così parla Gesù con noi. Gesù la vuol prendere questa tristezza, perché lui è Dio onnipotente, e poi vuole darci la sua gioia, però ha bisogno della nostra cooperazione di fede. Vuole che noi crediamo a questo, se no non può agire in noi. La centrifuga è proprio questo, fare una specie di scambio, di dire: Signore, io ti porto la mia tristezza, il mio cuore pesante, e tu dammi la tua gioia, diciamo una volta, dammi la tua gioia. Vedete, questo è uno scambio bello che solo Dio può fare, portare Dio la nostra tristezza, il nostro cuore pesante, a volte anche un po' sporco, e ricevere la sua gioia, la sua pace. Ci aiuta in questo un santo che voi conoscete, almeno di nome, che si chiama San Filippo Neri. Conoscete questo santo? Questo ha ispirato tanto anche Don Bosco, ha ispirato, perché l'oratorio l'ha inventato San Filippo Neri, questo di stare con i ragazzi, con gioia, con i canti, con... Poi Don Bosco l'ha sviluppato tantissimo. Esatto. Lui aveva un detto che io vorrei mettere nel tuo cuore, nella tua memoria, che diventi una regola di vita per te, un modo di lottare, che è questo. Questo anche per i piccoli va bene. Tristezza e malinconia fuori di casa mia. Diciamo tre volte. Tristezza, malinconia, fuori da casa mia. Tristezza, malinconia, fuori da casa mia. Non so se ti è mai capitato, a me capita, mi sono accorto in questi tempi che capita spesso. Non so se ti è mai capitato. Hai notato che quando fai qualche sbaglio, intendo non gli sbagli economici, tecnici, ma gli sbagli morali nel comportamento, quasi sempre prima di questi sbagli
c'è un aumento di tristezza nel tuo cuore. La tristezza porta a peccare spesso. L'hai notato mai questo? Facci caso, perché penso che ti capiterà. Ecco perché nella vita spirituale dobbiamo allenarci a combattere la tristezza, allenarci un po', allenarci, combattere la tristezza, perché alleata del demonio non è alleata di Dio la tristezza, eccetto un certo tipo di sofferenza, di cui adesso non parliamo, quella è un'altra cosa, somiglia alla tristezza, ma non è quella di cui parliamo adesso. Allora, tristezza e malinconia, fuori di casa mia. Dite con me, Signore Gesù, Signore Gesù, prendi la mia tristezza e dammi la tua gioia. Prendi la mia tristezza e dammi la tua gioia. Ancora, prendi la mia tristezza e dammi la tua gioia. Ultima volta. Prendi la mia tristezza e dammi la tua gioia. Amen. La fattoria verde. Come dici? Qui avrei bisogno dell'aiuto di qualcuno un po' intonato che sa questo canto. Svegliati, svegliati Sion, vesti, metti la veste più bella. Maria, scuoti la polvere e alzati, Santa Gerusalemme. Chi la sa questo canto? Maria, aiutaci, vieni. Io la so, così così. Questo è un canto bello che contiene questo grande invito alla gioia ed è tipico del clima dell'Avvento, è preso da Isaia. No, vieni, dai. No, fate un piccolo sacrificio, vieni. Ci vuole il microfono, dai, per amore degli altri. Fate un piccolo sacrificio, poi lei va più in là e così non la fai alzare due volte. Svegliati, svegliati Sion, metti le veste più belle, alza, scuoti la polvere e alzati. Ecco, ti puoi sedere qua. Aiutarla un attimo. Andiamo a portarmi i bagagli. Svegliati, svegliati, oh Dio, metti le vesti più belle, scuoti la polvere alzati, Santa Gerusalemme. Svegliati, svegliati, oh Dio, metti le vesti più belle, scuoti la polvere alzati, Santa Gerusalemme. Ecco, son belli sul monte gli occhi del messaggero, ma costa figlia di Sion, tu non vedrai più. Svegliati, svegliati, oh Dio, metti le vesti più belle, scuoti la polvere alzati, Santa Gerusalemme. Svegliati, svegliati, oh Dio, metti le vesti più belle, scuoti la polvere alzati, Santa Gerusalemme. Come son belle sui monti gli occhi del messaggero,
brava figlia di Sion, tu non sarai più bella di Israele, Dio mio, non ti rendi più bella. Sporgi l'amore e l'altra